Bene, benvenuti a tutti. Allora, io direi che potremmo anche iniziare perché siamo in orario, poi se arriva qualcuno si può sempre, sempre entrare. E siccome mi pare che sia la prima volta che abbiamo un ospite esterno, allora mi è sembrato opportuno fare una piccola presentazione questa volta. Quindi Pasquale Spinelli, dottor Spinelli. È un giovane del 1987, nato in provincia di Salerno. Si è trasferito presto in Spagna, dove ha avuto una formazione umanistica, a cui ha affiancato anche studi musicali, prima presso il Conservatorio di Ferrara e poi a Cremona, all'Università di Pavia, dove si è laureato in musicologia, quindi non è stato mio studente, non direttamente, insomma. A Venezia invece ha collaborato per 4 anni con la Fondazione Levi, Ugo Levi, prima come volontario del servizio civile e poi dal 2016 come assistente di biblioteca. Dal 2020 ha vinto concorso ed è diventato bibliotecario presso l'Università degli Studi di Parma, dove attualmente presta servizio nelle biblioteche di area tecnico-scientifica. Appunto, gli passo la parola e lo ringrazio per essere venuto a parlare con noi. Bene, io invece non posso che cominciare ringraziando intanto te Carlo per questa proposta, insomma, di parlare che mi ha fatto molto piacere e che ho colto, insomma, con entusiasmo, insomma, dovuto entusiasmo. Era un po' di tempo che in realtà mancavo su questi temi, sul discorso LOD. Ed è una bella occasione per riprenderlo in mano e per incontrare voi. So che il gruppo, come dire, è ben impostato, ben diretto e ho visto che, insomma, fervono lavori. Mi fa piacere condividere questo, piccolo progetto che, siamo riusciti a mettere insieme con Carlo e che ha portato poi al piccolo risultato, insomma, alla pubblicazione anche di un rapporto tecnico sulla rivista JLIS. Io comincerei appunto su di me, ha già detto a sufficienza Carlo, io voglio soltanto aggiungere un po' per quanto riguarda la mia esperienza personale prima di cominciare a entrare nel vivo, un po' dicendo come e perché mi sono avvicinato poi all'ambito Linked Open Data e a Wikidata. Tutto questo, beh, vabbè, insomma, io ho conosciuto Carlo Bianchini come docente, ho avuto la fortuna di averlo come professore a Cremona e lì lui mi ha anche trasmesso quegli strumenti, gli insegnamenti che utilizzo quotidianamente nella pratica professionale. E poi a Venezia, ecco, con la mia esperienza, prima esperienza di lavoro presso la Fondazione Levi, in una biblioteca quindi specializzata, una biblioteca musicale, ho avuto la possibilità di, ovviamente lavorando, stando a contatto con l'utenza e con i fondi, il patrimonio, di recuperare questi contatti e poi mi ricordo poi l'occasione vera e propria è stata una tavola rotonda che si tenne in fondazione nel 2018 per la presentazione di tutta una serie di lavori, in particolare di un database, il database istituzionale della Fondazione. E in quell'occasione c'era anche Carlo, e è stato un po' il momento in cui ci è venuta un po' in mente questa idea. Il mese successivo, poi, quasi perché le cose si incastrano a volte come delle coincidenze fortuite, riuscì a frequentare la Summer School di Ravenna,
Summer School sui link d'open data per i beni culturali, organizzata dall'Università di Bologna. E quella fu l'occasione in cui appunto misi le mani per la prima volta sugli strumenti e su strumenti sia teorici sia poi tecnici, pratici, operativi, e entra in contatto con persone e con esperienze. Mi ricordo Cristina Patuelli del Pratt Institute di New York, Matt Miller e ancora Francesca Ricci erano presenti in quell'edizione, e quella è stata un po' l'occasione, insomma, che poi ha fatto partire un po' veramente le cose, perché a partire da quel momento, Carlo, abbiamo iniziato a ragionare. Io mi sono trovato a collaborare poi sul campo a un progetto che ha richiesto un passaggio istituzionale. Infatti poi l'anno successivo, se non sbaglio, nel 19, è stata sottoscritta una convenzione tra la Fondazione dell'Università di Pavia, che ha come dire, costituito un po' il quadro formale all'interno del quale poterci poi inserire con delle iniziative concrete. Io passerei alla condivisione dello schermo intanto, così posso mostrarvi, iniziare a mostrarvi un po'. Avevo preparato una piccola presentazione, poi di fatto faccio salto un po' di qua, un po' di là per mostrarvi dei contenuti. Voi ovviamente interrompetemi pure in qualsiasi momento se ci sono domande. Ecco, io non sono molto pratico di Zoom, quindi magari con la chat farò un po' fatica, però ovviamente non ci devono essere problemi. Poi se no, caso... Non ti preoccupare, Pasquale, nel senso che tu non devi seguire la chat, la seguiamo. Si sente molto male, comunque. La segreteria te la famo. Va bene, non c'è problema. Tanto... purtroppo Carlo non ci si sente proprio. Non ti preoccupare della chat, perché va bene. E intanto spero vediate il mio schermo nel frattempo. Sì. Ok, perfetto. E, ecco dunque, giusto alcune parole sulla fondazione e sull'ente, insomma, che poi ha riguardato l'oggetto di questo lavoro, il contesto. Si tratta di una istituzione culturale, è un soggetto privato ma con finalità pubblica. La Fondazione Ugo e Olga Levi prende il nome appunto dai due fondatori, una coppia, coniugi veneziani, esponenti di due famiglie ebraiche. I Levi veneziani, lui, Ugo Levi, lei, Olga Brunner, triestina. Parliamo di una generazione, la generazione, ecco, di fine Ottocento, quindi siamo in Italia, loro si sposano nei primi anni del Novecento. La loro presenza a Venezia è significativa perché tengono un salotto musicale, la loro casa, il loro palazzo sulla riva del Canale Grande, più o meno all'altezza delle gallerie dell'Accademia, è oggi la sede della fondazione che porta il loro nome. E perché la fondazione? Per fondamentalmente salvaguardarne il lascito, e in particolare la biblioteca musicale dei Levi, che è la testimonianza appunto poi del loro passaggio in questa città, è il frutto, se si può dire, di una stratificazione di interessi collezionistici sulla musica e non solo, che hanno attraversato più generazioni di questa famiglia. Cioè proprio una storia familiare che se vi fa piacere si può approfondire. Io vi avevo preparato dei link qui,
magari, ecco, non so se li vedete, posso metterli in chat, o magari facciamo prima, vi posso mandare anche direttamente queste slides in modo tale che vi rimane anche tutto questo, potete vederlo con calma anche in un secondo momento. Benissimo. Vi farei vedere per il momento, ecco qui, allora, il sito della fondazione, sì, eccolo qui, questo è il sito della fondazione, da qui si può avere un po' sott'occhio quella che è l'attività istituzionale della fondazione, che oggi si occupa di studi musicali, di promuovere la cultura musicale, quindi nasce dalla biblioteca, di fatto la fondazione è generata dalla biblioteca, ma poi dopo la morte dei Levi, prima Olga, poi Ugo, che è stato il primo presidente, muore nel 71, se non ricordo male, la fondazione viene istituita formalmente nel 62, ma di fatto il lavoro vero e proprio, un lavoro di ricerca, un lavoro di promozione culturale, parte dagli anni 80 in avanti. C'è un lungo periodo di assestamento e di avvio delle attività. Tutto questo poi è molto ben documentato, chi è interessato ovviamente può partire dal sito per capire un po' nel dettaglio di che cosa si parla. Oggi la fondazione è molto attiva nel campo della ricerca musicologica, ha alimentato nelle ultime decadi diverse linee di ricerca e di sviluppo, poi anche che ha investito la biblioteca, perché attorno a quello che è il nucleo storico principale della biblioteca, che è il cosiddetto fondo Levi, un fondo familiare, un fondo musicale, che è particolarmente interessante per la musica dell'Otto e del Novecento, per diversi repertori, il repertorio colto e anche più popolare su diverse direttrici. Ecco, su questo nucleo poi si è sovrapposta invece una pluralità di nuove acquisizioni che hanno riguardato poi gli interessi principali della fondazione da un punto di vista della ricerca musicologica. Penso all'attenzione per la musica in area veneta, per la musica sacra, anche per l'etnomusicologia. E in tempi più recenti, con la nuova direzione scientifica del professor Calabretto, ad esempio, invece si parla molto di musica da film, musica per film. E poi tutto un ampio corollario sulla biblioteca che riguarda i fondi di persona in particolare. Sono molti. Quando lavoravo in fondazione, se non ricordo male, erano 27 circa, ma ci sono nuove acquisizioni, fondi personali legati a diversi tipi di personalità, studiosi, musicisti, sempre ovviamente legati alla musica. E, questo è un po' quindi il contesto in quel momento in cui abbiamo inserito, provato a pensare a un progetto che cercasse di fare che cosa? Che cercasse di dare visibilità al patrimonio della fondazione, un patrimonio che non si risolve soltanto ovviamente negli oggetti, nelle risorse, no? Della biblioteca, ma anche nelle informazioni, no? Nell'attività culturale che ci ruotava attorno e sul quale erano e sono in essere insomma, grande attività, un grande sforzo da parte dell'istituzione in questo caso.
provando a farlo con il linked open data e con Wikidata, ovviamente. Quindi su questo poi immagino che voi ovviamente siate già dentro il discorso, li posso indirizzare poi al testo della convenzione con l'Università di Pavia, che fu poi scritto e presentato da Carlo Bianchini. Ho messo un link nella presentazione per cui potrete recuperarlo da lì se vorrete. Che cosa ha significato pensare e poi realizzare un progetto LOD alla Fondazione? Ha richiesto un lavoro, io lo chiamo dietro le quinte perché è stato necessario fare come prima cosa una ricognizione, cioè capire, raccogliere i dati, ricostruire un po' la storia della biblioteca, del suo patrimonio, delle collezioni, e nel corso del tempo individuare le fonti disponibili e valutarle, ovviamente, perché non tutto si può utilizzare per diverse ragioni. Quindi, innanzitutto, bisogna individuare i dati significativi. Significativi per noi perché dobbiamo sapere che cosa ci interessa dire, ovviamente, e quali sono le relazioni fondamentali che vanno rappresentate. E questo ovviamente è importante perché poi di fatto dobbiamo andare a costruire un modello, no? Un modello relazionale, che andrà calato sul modello di Wikidata, in quel caso che è il nostro contenitore. E poi ci occorre calare questo disegno in quello che è il contesto dell'istituzione. E che cosa voglio dire? Un'istituzione come la Levi ha una cosa di particolare. Ce ne sono ovviamente altre, penso soltanto al contesto veneziano, se vogliamo, c'è l'imbarazzo della scelta. Si tratta di istituzioni che possiedono un patrimonio diversificato. Non si parla soltanto di risorse bibliografiche, e già lì ce n'è da dire perché si va dall'antico al moderno, dal musicale al letterario, ma parliamo anche di fotografie, parliamo di, in questo caso poi in particolare di disegni, di risorse grafiche, di registrazioni, veramente un materiale diversificato e stratificato nel corso, perché è arrivato nel corso di decenni a seguito di interessi e durante fasi diverse. E quindi c'è bisogno di avere un quadro d'insieme per controllare tutto questo e per poter organizzarlo poi all'interno di un discorso di questo tipo, di inserimento, di descrizione in linked open data. Alla fine si può passare alla fase più, come dire, operativa, cioè una volta che si è riusciti a inquadrare una struttura, poi popolarla con i dati, con le informazioni, quindi. E quindi poi ovviamente controllando anche il discorso che riguarda l'accesso e il consenso ovviamente delle parti interessate all'uso delle fonti dalle quali noi prendiamo questi dati. In questo caso posso dirlo da subito, cioè, si è parlato sempre di dati disponibili su cui io mi sono potuto muovere abbastanza liberamente perché un'istituzione come la Levi, che è anche editore di ciò che appunto diffonde delle informazioni sul proprio patrimonio, dispone della capacità, della titolarità, insomma, dell'informazione in questo caso. Però ecco, qui tutto questo per dire che c'è stato un periodo in realtà dopo la fase, come dire, di formazione mia in particolare, che ho dovuto mettere in opera tutto questo e la fase anche, come dire, di formalizzazione istituzionale con la convenzione con l'Università di Pavia,
c'è stato un lavoro in realtà abbastanza lungo, preliminare, di documentazione. Lavoro di documentazione, raccolta e valutazione delle fonti. Fonti, ecco, ci tengo a dirlo che sono state in parte, come dire, di natura biblioteconomica, andare sulle raccolte, a capire quanto c'è, che cosa c'è. Non sempre tutto questo, sì, cioè, chi lavora in biblioteca lo sa, si dice, ma più o meno i numeri sono questi, poi però bisogna andare a vedere, a capire ogni volta, insomma, non è scontato. E quindi da una parte la biblioteca, ma dall'altra anche l'archivio istituzionale in questo caso, perché poi quando c'è da andare a mettere mano soprattutto su discorsi di quando sono arrivati i fondi, i documenti, e da chi, e in che modo, quali sono stati i passaggi. Tutto questo anche solo per appunto poter datare, perché le date ci interessano ovviamente, sono informazioni che possono essere, anzi sono rilevanti anche per un progetto di questo tipo, e è necessario poi andare in archivio. Ecco. Tutto questo pone, se vogliamo dire, cioè, quella che vi ho presentato come una fase, come dire, concettuale, cioè disegnare il progetto, contestualizzarlo e popolare la struttura. No, sono tre momenti, se vogliamo, che poi alla fine non coincidono con vere fasi operative per forza successive. Procedono assieme e si chiarificano reciprocamente, ovviamente, man mano che si porta avanti il lavoro. In particolare, questo lavoro di ricognizione di cui vi ho parlato. Dalla teoria poi però si passa alla pratica. Che cosa ha significato? Che ultimata questa ricognizione, che cosa ho avuto in mano? Ho avuto in mano fondamentalmente uno schema con l'elenco dettagliato delle raccolte, le relazioni tra queste raccolte. Un elenco delle responsabilità, se vogliamo, no? Principali su queste raccolte, quindi persone, fondamentalmente persone ed enti. Tutte entità poi che sarebbe stato necessario descrivere, che ho dovuto descrivere, in parte manualmente, in questo caso, e in parte con procedure automatizzate, utilizzando come appoggiandomi poi a OpenRefine, perché tutto questo lavoro l'ho svolto fondamentalmente con OpenRefine, poi da un punto di vista molto pratico. Ecco, quindi una volta avuto chiaro questo quadro, questo elenco di dati sulla fondazione, le persone attorno alla fondazione, la biblioteca, i fondi della biblioteca e poi anche le fonti bibliografiche, le fonti bibliografiche no, comunque le fonti informative attorno a tutti questi aggregati di dati. Poi, momento successivo, sono passato a una fase invece proprio di descrizione di tutte queste entità. Per cui, ecco, non posso dire che tutto questo abbia avuto luogo, come dire, schematicamente, come magari ve lo sto presentando. Ovviamente in momenti diversi, parliamo qui di diversi mesi, insomma, di lavoro, ho messo mano a punti diversi, insomma, di quello che vi ho detto. Una volta però approntata, come dire, l'ossatura, questa base, che ha riguardato appunto creare un po' il contesto generale, rappresentare in Wikidata la fondazione, la biblioteca, le raccolte della biblioteca, quindi tutte quelle entità fondamentali che poi sono diventate quelle ricorrenti, quelle più utilizzate, più collegate. E il passo successivo,
sotto la guida di Carlo è stato provare a pensare di scendere in dettaglio e fare un piccolo pilota, un lavoro pilota di dimensioni contenute, quindi che fosse facile controllare fondamentalmente, su una collezione della biblioteca, una raccolta. E questa raccolta, insomma, dopo un po', abbiamo capito, poteva essere, tra varie proposte, quella dei disegni, una raccolta grafica, quindi, e, di cui vi do un po' le coordinate essenziali. Si tratta di una raccolta di discrete dimensioni, sono 201 disegni e un acquaforte, e, assemblata da una collezionista dilettante che anche, era anche autrice di molti di questi disegni, una tale Paola Gambara Bovardi. Questa raccolta è arrivata in fondazione dagli eredi di questa signora, si parla di opere appunto di questa collezionista e di altri artisti, alcuni anche ragguardevoli per chi pratica insomma quel periodo, parliamo della fine dell'Ottocento, lo stile è il cosiddetto Biedermeier, Ottocento italiano, periodo post-risorgimentale. La collezione è originale e si collega poi a, si inserisce nelle raccolte della biblioteca perché è una raccolta di disegni che ritraggono, raffigurano musicisti dell'epoca, per lo più musicisti e compositori, in alcuni casi anche teorici e musicologi, della seconda metà, se non proprio ultimo quarto dell'Ottocento. C'è quindi un interesse precipuo, insomma, sulla musica. Adesso avevo aperto anche qui la pagina del database della fondazione, dove sono presenti, è presente la schedatura, un riversamento della prima schedatura che è stata fatta di questa collezione negli anni Ottanta, poco dopo l'arrivo in fondazione di questi disegni. E qui su Levidata, che è il database della fondazione, abbiamo riportato i dati pubblicati all'epoca in catalogo a stampa, e abbiamo corredato i record con delle digitalizzazioni che testimoniano lo stato e le condizioni di questi disegni prima del restauro, perché adesso c'è tutto un lavoro su questa raccolta in parallelo, un lavoro di restauro parziale e ricondizionamento degli oggetti, e la loro nuova catalogazione, una catalogazione che poggia su basi scientifiche solide, il lavoro di uno storico dell'arte, Paolo Bolpagni, che ha pubblicato già nel 19 un primo resoconto del suo lavoro, con una schedatura, una nuova schedatura di questa raccolta. E questo ve lo dico molto importante perché questa schedatura poi di fatto ha costituito la fonte principale per i dati che sono andato a inserire in Wikidata. Ecco, quindi noi avevamo fondamentalmente due fonti a disposizione. Scusatemi, riprendo in mano il PDF, eccoci qua. Avevamo il catalogo a stampa, che in questo caso però non poteva essere la fonte da adottare perché la meno aggiornata, e poi questa nuova schedatura che potete tra l'altro anche consultare direttamente sul quaderno della Biblioteca Milner, che è uscito nel 19, che è disponibile in full text online a questo link. Ecco, per cui io qualche cosa ho fatto in concreto.
preso questi dati, li ho ristrutturati, dando loro, lavorandoci in Excel fondamentalmente, quindi in un formato tabellare, e distribuendo ovviamente in colonne per campi, e tutte le informazioni relative a tre categorie di entità, che sono queste che vedete qui, cioè oggetto d'arte, persone e fonti. Quelle più rilevanti, oggetto d'arte e persone, ovviamente. Per cui, una volta individuata la collezione, individuati i dati, il lavoro, il cuore del progetto è stato redigere delle schede che consistono di fatto nell'elenco, la descrizione, la modellazione di queste entità. Quindi una scheda per i disegni e una per gli autori dei disegni. Schede contenenti che cosa? L'elenco delle proprietà Wikidata. Quindi di fatto poi un lavoro che ho impostato assieme a Carlo, lui mi ha dato le dritte e insomma il metodo, la cornice metodologica, e poi ho dovuto fondamentalmente mappare i dati che avevo ripresi da questa nuova schedatura sul Wikidata Model, e rifacendomi che cosa? A degli esempi già presenti in Wikidata che ho ritenuto più significativi. Io ho preso il caso, come dire, paradigmatico che ho usato un po' come riferimento, che era, eccolo qui, l'elemento Wikidata per il disegno dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, tutto quadra, questo anno è anche l'anno leonardiano. È chiaro che con una voce così ben strutturata, già ricca di informazioni e tra l'altro di proprietà, come dire, consolidate, no? Con un loro utilizzo estensivo. Poi il lavoro è stato abbastanza semplice, insomma, ho potuto fare questa mappatura abbastanza in tempi relativamente agili, e poi passare i dati su OpenRefine, dove di fatto poi le fasi sono state due, quella di riconciliazione, quindi capire se ci fosse già qualcosa di presente, in questo caso per lo più no, si è trattato di molti nuovi inserimenti, soprattutto per i disegni ovviamente, meno per l'entità persona, e poi dopo la riconciliazione il caricamento dei dati. Io ho provato a recuperare il progetto OpenRefine che ho utilizzato all'epoca, ma come dire, nel giro di un anno e mezzo ci sono stati diversi traslochi e cambi di PC e di hard disk, come dire, c'è stata un po' una diaspora dei miei dati, però qualcosa sono riuscito a recuperare, giusto per darvi un esempio pratico che penso vi possa interessare un po' più da vicino. Questo è giusto un esempio, ecco, della forma in particolare dei dati, quali possono avere. Ecco, questi in particolare, ecco qui, esatto, questo è un caricamento dell'Excel che avevo ristrutturato con i dati presi dalla nuova schedatura della collezione Gambara. Quindi si vede bene la disposizione dei dati sulle varie colonne. Qui sulla colonna titolo abbiamo quella che poi è diventata la label delle entità disegni in Wikidata. Qui, se andiamo a prenderci un esempio, eccolo qui, e ci sono poi le varie proprietà
con le varie informazioni, ecco. Ovviamente caricate in fasi successive, beh, questo è un discorso, come dire, che cambia da lavoro a lavoro. Nel mio caso io ho contato almeno 6 passaggi diversi per i caricamenti relativi ai disegni. Ho dovuto caricare diversi gruppi di dati per relazione alla volta. Ovviamente ci sono dei vincoli, insomma, che determinano questa fase di lavoro. Poi, insomma, non entrerei molto in dettaglio, non lo trovo interessantissimo. Tutto questo anche perché, ripeto, dipende da un po' da lavoro a lavoro. E poi il caricamento qua ci si aiuta ovviamente con le estensioni Wikidata per costruire lo schema. Si passa da questa parte, si aggiungono i vari elementi, le label, ecco, le proprietà, le dichiarazioni per meglio dire, andando a prendere dai campi, questi sono i campi relativi ovviamente, le informazioni da caricare, poi OpenRefine fa il suo lavoro in automatico. Immagino che su questo voi siate già abbondantemente al corrente, abbiate fatto anche qualche prova. Poi ovviamente se volete interrompetemi se ci sono domande e posso provare a entrare un po' più nello specifico. Cos'altro c'è da dire? Vi farei vedere qualche esempio. Dimmi pure Carlo se vuoi che... Allora, dunque, su OpenRefine non siamo pronti, nel senso che non abbiamo ancora fatto un incontro, ma lo faremo sicuramente, l'abbiamo in programma, diciamo. E c'era una domanda invece di Susanna che si riferisce a quando parlavi del restauro sui disegni, chiedeva se il restauro è fisico o è digitale. No, si parla di un intervento di restauro proprio sugli oggetti. Sei riuscito a sentirmi? Intervento fisico. Sì, ti ho sentito, sì. Se ho capito la domanda, no, sì, si parla in quel caso di un intervento di restauro proprio sui disegni. Quindi ricondizionamento e restauro, perché questi 202 disegni hanno richiesto, come dire, una nuova modalità di conservazione, quindi sono stati applicati dei bordereau per conservarli al meglio, e in alcuni casi, dato che le condizioni erano un po' precarie, si è pensato a un intervento di restauro, per cui una restauratrice, Melania Zanetti, se ne sta, penso, tuttora occupando. Ma tutto questo, tra l'altro, è documentato, tra l'altro, proprio nel quaderno della Biblioteca Milna, la biblioteca della Fondazione, che vi citavo prima. Quindi se voi andate poi sul link che vi fornisco con le slides, trovate anche quello, se vi interessa. Un resoconto proprio sugli aspetti più conservativi e sul restauro che è nato su questa collezione. E invece, tornando al discorso più del progetto pilota su questi disegni, vi farei vedere un po' i risultati, perché è finito un po' questa fase di caricamento e ovviamente di controllo su quanto fatto. Il grosso in automatico grazie a OpenRefine, poi ovviamente c'è sempre da andare a ritoccare, aggiungere, qualche cosa sfugge, per cui anche a distanza di tempo si continua a lavorare. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, e scusatemi se salto un po', ma mi sembra importante dirlo. Ovviamente a distanza di un anno, 2 anni, Wikidata è una realtà dinamica, per cui le cose cambiano. Magari uno, quando ci si trova a lavorare, non sempre trova quello di cui ha bisogno, le proprietà di cui ha bisogno, le entità di cui ha bisogno.
ci vuole del tempo ovviamente, no, per averle a disposizione, ma poi arrivano, quindi si può anche tornare su quello che si è fatto e aggiornare, no? E, io vorrei farvi vedere, qui mi ero preparato un paio di, intanto la visualizzazione della collezione su Reasonator, questo è l'elemento Wikidata per la collezione Gambara, quindi la pagina della raccolta, e qui è comodo vederlo da qui perché tutti i dati che si vedono sono dati che sono stati inseriti dall'inizio del lavoro fino all'inserimento dei disegni. E, ecco, in particolare qui si vede anche la lista di tutte le entità relative agli oggetti d'arte, i disegni veri e propri. Qui possiamo aprirne anche uno, Alessandro da Ponte, e anche la lista relativa agli autori, se non sbaglio, sì, esatto, Giulio Carlini. Ecco, questo è sempre da Reasonator, però, mentre invece da Wikidata, eccolo qui, questo ve l'avevo già mostrato. Questo invece è un elemento Wikidata per una delle raccolte della biblioteca Milner, Fondo Elio Borsetto. E avevo preparato anche un paio di estrazioni di dati dalla Landpoint Sparkle, e li ho messi qua, esatto. Ecco, anche questi link li ho messi sempre nella presentazione, nelle slides, quindi poi li potete vedere con calma se volete, chi vuole. E qui abbiamo, ecco, l'elenco delle raccolte della biblioteca. Esatto. Possiamo fare anche un gioco, visualizzarle col grafo. Come si vede, poi qui, volendo, si può anche un minimo esplorare visivamente le informazioni e iniziare a vedere un po' il reticolo che è venuto a costruirsi con questo lavoro. È un reticolo che ancora ovviamente un po' all'inizio, il pilota in sé ha portato all'inserimento di un volume abbastanza contenuto di dati, comunque 202 disegni correlativi, una sessantina di autori. I dati relativi alle raccolte della biblioteca, parliamo di una trentina di fondi, più altre entità, persone come studiosi, direttori, presidenti, fonti bibliografiche, quindi fondamentalmente entità relative a pubblicazioni oppure a parti componenti di pubblicazioni, titoli analitici, insomma, cose di questo genere. L'intenzione poi era quella di estendere il lavoro, continuare quindi sulla scorta, forti di questa esperienza, sul progetto pilota dei disegni, di passare come step successivo a un inserimento invece un po' più complesso, un po' più sostanzioso, quindi aumentando di un fattore 10, come diceva Carlo all'epoca, la quantità dei dati da maneggiare, e quindi un po' questa è la fase a cui un po' poi ci siamo fermati nel frattempo. Ecco, io poi ho iniziato un altro percorso lavorativo, ecco, però più o meno le cose sono queste. Io non so, lascerei spazio a delle domande se ce ne sono, a interventi, se
Vedo che Tanto c'è spero qualcuno. che chi ha domande le faccia, insomma, qui siamo abbastanza informali. Intanto te ne faccio una io, ricollegare un piccolo fondo come questo, proprio per capire quali sono tutti i problemi che si presentano nel ripostare il lavoro. E penso che tu l'abbia appunto ben indicati quando hai detto che c'è il progetto da fare, e in realtà per dire che un disegno fa parte di un fondo, di una biblioteca, di una fondazione, bisogna iniziare a lavorare su molti livelli, che poi sono quelli che vengono resi. E se tu dovessi fare Carlo, purtroppo non Abbiamo ti sto perso sentendo. purtroppo l'audio di Diciamo. Carlo, eccolo. Memoria o Non ti si sente proprio, Carlo, purtroppo. Carlo, forse è meglio se scrivi in chat. Di uno di grandi dimensioni, cosa è andato via l'audio? Eh sì, Ritiro la domanda. purtroppo. Ok. Vediamo. Ha scritto ritiro la Ritiro domanda. la domanda. Purtroppo non. Lascio spazio ad altri. Pasquale, io sono Alessandra Boccone, ti volevo Ah, fare, se è prego, sì. possibile, sì, ci siamo scritti, diciamo, ci siamo Sì. scritti proprio subito dopo il progetto, mi ricordo. Ti volevo chiedere, se è possibile, due cose. Prima di Certo. tutto, nella modellazione appunto dei dati, quindi nel data model, hai avuto un progetto di riferimento, non so, per i libri c'è il Wiki Project Books, tu hai avuto anche un progetto interno a Wikidata di riferimento, e se sì, quanto è stato pertinente, poi quanto ti è stato utile, o se ad esempio hai avuto, c'è stato qualcosa che non quadrava rispetto alle tue valutazioni o rispetto al materiale che avevi a disposizione. Grazie Alessandra. Dunque, no, devo dire, non ho avuto un progetto di riferimento come può essere il Wiki Project Books per le risorse bibliografiche, ma come vi facevo vedere, ho veramente in maniera molto semplice e intuitiva, ho guardato la situazione esistente in Wikidata. Ho preso dei modelli, me li sono cercati, me li sono trovati e poi ho stilato insomma una scheda come quella poi che si ritrova nel rapporto che è comparso su JLIS. Sì, lo lessi subito, quindi sì, ho visto, è molto chiaro, oltretutto è spiegato molto bene, diciamo, si capiscono in effetti tutte le fasi, diciamo, Sì, del è procedimento. di fatto nulla più, nulla meno di quello che poi ho fatto proprio operativamente. Quindi abbiamo scelto quali proprietà convenisse usare perché erano sicuramente, ecco, posso dirti come criteri utilizzati un po', e qua, come dire, la formazione e anche la professionalità aiuta sicuramente, cioè, vai a utilizzare, vai a scegliere, a preferire proprietà e relazioni, come dire, che abbiano un uso consolidato, che compaiano, come dire, nel maggior numero di usi possibili. Poi c'è tutto il discorso, ovviamente, su Wikidata del controllo dei vincoli di asserzione Sì. e dei qualificatori da utilizzare. E ecco, quello è un discorso che ho visto nel corso del tempo, ad esempio, già solo su questo progetto dei disegni sarebbe passibile di un aggiornamento, perché poi periodicamente torno a guardare un po' quello che ho fatto e ci trovo sempre delle cose che non mi tornano, oppure ecco, cioè, dico, ah, vedi, andrebbe fatto o potevo farla, cioè, ovviamente.
si parla di pro e di contro, di lati diversi del lavoro su Wikidata, e cioè se da un lato c'è una grande flessibilità, una grande libertà, no? Il lavoro con l'Open Data, come voi sapete benissimo del resto. E, dall'altra, questo poi può anche rappresentare un ostacolo, proprio perché troppa libertà fa male, a un certo punto uno deve cercare di realizzare, di concretizzare, quindi ho cercato di farlo nella maniera più semplice possibile. Ecco. Dopodiché, sicuramente avere un modello che può darci la traccia è importante, ovviamente per le risorse bibliografiche, beh, lì, cioè per noi è facile, noi abbiamo prima tutto il FRBR, oggi IFLA LRM, che come dire, cioè abbiamo la pappa pronta, tra virgolette, no? È una base solidissima concettualmente, ovviamente, quindi poi il passaggio sul Wikidata Model, se vogliamo, è facilitato. Per oggetti d'arte e in questo caso risorse grafiche, ovviamente bisogna fare una valutazione, ma ci sono gli standard, ci sono, nel nostro caso, beh, parliamo in Italia delle schede delle CCD. Io non ho guardato, ecco, quel discorso. Sono un lavoro che appunto non conoscevo bene, sul quale non potevo vantare appunto una competenza già maturata. Poi non trovo personalmente molto facile calarlo nella pratica, quindi non ho proceduto su quel binario, però non escludo che possa essere una strada da percorrere, ecco, soprattutto per chi ha poi una formazione più centrata su questo tipo di risorse, quindi non risorse bibliografiche, ma risorse d'altro genere, come possono essere anche le risorse audio, video, insomma, so, dipende dagli interessi. Chiaro. E dai patrimoni da descrivere. Chiarissimo, chiarissimo. Se posso, ti leggo la domanda in chat di Carlo. Sì. Se preferisci leggerla tu, non lo so, vabbè, te la leggo io, forse è più semplice. In forma sintetica al massimo, il progetto dei disegni era un progetto pilota di piccole dimensioni per passare, come hai detto, a progetti quantitativamente più importanti. Il progetto pilota è stato un banco di prova. A posteriori, quali sono gli avvertimenti irrinunciabili che daresti a chi si accinge a fare un progetto pilota o di grandi dimensioni? Certo, sì. Ma penso di, in parte, di aver dato, spero, già una risposta a questa domanda, molto importante, però, quindi, grazie. Bisogna procedere per fasi, quindi, come ho detto, prima c'è stato un lavoro preliminare, quindi prima avere un quadro d'insieme. Importante avere, se c'è un modello di riferimento a livello concettuale, benissimo, ovviamente. Però, ancora di più, avere un quadro d'insieme su, in questo caso, per me, significato l'istituzione e la biblioteca dell'istituzione, ovviamente, no? Patrimonio delle raccolte. Si parte dal generale, o come criterio di massima, il buon consiglio, ecco. E si parte dal generale e poi si scende in dettaglio, ed è stato questo il percorso che abbiamo seguito con questo progetto. Prima ho dovuto rappresentare in Wikidata la biblioteca, la fondazione, le raccolte della biblioteca, poi siamo passati a pensare e realizzare il lavoro su una collezione di piccole dimensioni, con dei dati, anche tra l'altro dati poi, come dire,
parziali, nel senso che il lavoro di catalogazione, la nuova catalogazione è ancora in corso. L'autore ha presentato una prima, come dire, esito dei suoi risultati del suo lavoro e abbiamo utilizzato quei dati perché abbiamo ritenuto comunque validi, attendibili e più aggiornati, quindi benissimo. E nulla vieta poi di intervenire successivamente e aggiornare laddove necessario. Dopodiché, come avvertimenti, ecco, passando, aumentando il livello di complessità, bisogna essere in grado di gestirla la complessità. E quindi diventa veramente sempre più importante riuscire a intanto acquisire competenze pratiche sugli strumenti, sui software e sui linguaggi anche, perché in certi casi, ecco, con OpenRefine bisogna avere anche un po' di dimestichezza con il GREL, in quel caso che è il linguaggio. Ma poi ce ne sono altri strumenti, c'è cioè Mix and Match, Quick Statement, cioè ovviamente c'è un armamentario che va un po' posseduto, lo si fa ovviamente con il tempo e proprio gradualmente, no? Quindi procedere a piccoli passi, aumentando la complessità un po' alla volta e poi anche programmando bene il lavoro, cioè banalmente bisogna sapere a priori quali entità bisogna aver descritto per prime e poi ovviamente, no, perché sono passaggi che sono propedeutici l'uno all'altro, bisogna avere gli autori da collegare alle risorse e via dicendo. E verrebbe un po' questo da dire, ecco, in modo tale che poi si può passare a lavori via via sempre più ampi e più complessi. Poi c'è anche il discorso, ovviamente, più si va avanti, più c'è, come dire, si allarga la comunità di persone che si interessano, che hanno piacere di collaborare, e più ovviamente si crea una condivisione, un dibattito, ma più anche aumenta l'informazione, quindi anche il lavoro di riconciliazione assume un peso importante anche nel lavoro. Qui è un conto in OpenRefine dover riconciliare 200 entità su Wikidata, sul WIAF, e un altro conto è farne 2000. E ovviamente questo è un lavoro, in parte anche un po' un lavoro di authority, se vogliamo, quindi c'è anche un spessore professionale, ognuno ci mette del proprio, e ecco, mi sentirei di dire più o meno queste cose. E non so se ci sono altri interventi o magari intanto vi proverei a lasciare, si può forse caricare in chat direttamente il PDF. Vediamo vedere. Oppure lo passo via mail. Sì, anche nel gruppo magari GVMAP, nella mailing list GVMAP magari. Va bene. Sì. Eccolo qui, la presentazione. Non ricordo quale valore ho messo per il massimo, la massima dimensione di un allegato, quindi se per caso c'è qualche problema fammi sapere. Sì, allora... Torna indietro, no. Penso immediatamente. Ok. Avvisa anche me, ma insomma, poi bisogna gestire la cosa. Ma comunque non credo che tu manderai un PDF, quindi non una cosa di particolare. No, infatti, più è capire. No, mi sembra di...
cioè non riesco, trascinando non riesco a caricarlo qui nella sopra, chat. A questo punto lo invierò via mail. Chat non si può. Lo invio, intanto lo giro via mail a Carlo. Intanto ovviamente se qualcuno vuole intervenire sono sempre a disposizione. Rispostina forse non facile. Hai visto interventi indesiderati o perlomeno interventi di chi magari anche credendo che fosse di essere esperto ha messo mano al materiale che hai fatto? Essendo un ambiente aperto può succedere di tutto. Certo. Anche, sì. Ovviamente anche l'aiuto desiderato, per carità, di lo sconosciutissimo. Ma allora, giusta domanda, lo spettro del vandalismo, no, fortunatamente... O anche dell'aiuto, per carità. O dell'aiuto, certo, o il... no, devo dire che... per quanto riguarda interventi indesiderati, non mi sembra di aver visto nulla di tutto questo. Intanto ho inviato le slide a Carlo, magari le posso inviare anche a Alessandra, non so se mi date un indirizzo. Vedo di tanto in tanto qualche intervento, ma in genere sono sempre interventi, come dire, migliorativi, sono sempre precisazioni. Più che altro a distanza di tempo rilevo la necessità di andare a rimettere mano per sistemare nuovi vincoli di asserzione, magari cose che quando ho fatto il caricamento o non erano ancora presenti oppure, non so, magari mi era anche sfuggito qualcosa. Ecco, quindi quello sì, un lavoro di aggiornamento sicuramente. E, in generale direi che tutto quello che finora si è aggiunto al mio caricamento in Wikidata mi sembra sostanzialmente positivo, quindi direi di rispondere così almeno alla domanda. Grazie. Ovviamente, cioè, per quello che ho visto, sempre a campione, ecco, quindi certo. Non escludo che qualche cosa... Tu non ti sei marcato ogni elemento che hai creato in modo tale che ti ritornasse eventuale segnalazione di modifica? No, non ho avuto quella... Forse automaticamente non si può fare, magari Camillo lo sa, non credo. Questo non lo so. Si può fare automaticamente, sì. In che modo? Curiosità, se la risposta. Ad esempio, bene. Si può impostare una preferenza che aggiunge automaticamente alla tua lista di osservati speciali tutti gli elementi che crei, oppure puoi fare un inserimento massivo in formato lista di una lista di elementi che ti interessano nella lista di osservati speciali. Cioè puoi ricavarteli tutti da una query e poi inserirli negli osservati speciali tutti in una volta. Ottimo, grazie, interessante. Quindi ti arriva anche un feedback su quello. Beh, sì, certo, questo è molto... molto interessante, se devi tenere d'occhio soprattutto un grosso numero di entità. Perfetto, intanto Carlo dice in chat che sono arrivate le slide. Sara Franzoso ci saluta. Ok, bene. Sì. Vediamo se ho qui qualche altra cosa che posso mostrarvi, che può essere di vostro interesse nel frattempo. Carlo, le condividi sulla lista GVMAB, le diapo? Sì, le mando sulla lista di GVMAB. E poi le possiamo caricare, o forse è meglio che le mandiamo solo sulla lista, o a chi le chiede, che ha partecipato, che le chiede, ecco, si sta pubblicando, magari per la scuola. Sì, beh, ecco, non ho messo, non c'è problema da parte mia, se volete diffonderle,
messo il mio nome e l'indicazione appunto dell'evento nelle slides, non so qual è la vostra policy, però insomma mi adeguo, non c'è problema. Bene. Allora mettiamo sulla accessibili dalla pagina Wikidata del gruppo. Bene. Sì, non ho messo un mio contatto, però per quello ecco, magari mi scrivo direttamente il mailing list, quello sì, potete poi raggiungere. Perfetto, benissimo. Ottimo. Bene, nel frattempo direi che le slide vi sono arrivate. Io ovviamente resto anche disponibile se qualcuno di voi lo desidera, se ci sono bisogno poi di chiarimenti anche a distanza di tempo, assolutamente mi potete contattare, scrivere anche separata sede e mi fa molto piacere continuare a avere un contatto, insomma, quindi ben venga, insomma. E, direi che nel frattempo, se non ci sono altre richieste, cederei la parola o passerei ai saluti. In chat mi sembra che non c'è più niente. Sentiamo Carlo, Stefano. Direi che siamo effettivamente forse in chiusura. Carlo, hai altro da aggiungere? No, non ho nient'altro da aggiungere. Passo la parola a Alessandra Moi. Sì, io ora direi che se non ci sono anche altre domande, appunto possiamo chiudere. Quindi a breve interrompo anche la registrazione e noi ovviamente ringraziamo di nuovo Pasquale per l'intervento e speriamo che insomma sia stato utile per tutti coloro che vogliano intraprendere la stessa attività, ecco. Io di nuovo ringrazio voi, ringrazio Carlo, te Alessandra, Stefano e tutte le altre persone che hanno partecipato. Mi ha fatto molto piacere poter passare questa oretta con voi e appunto risentiamoci se avete piacere, senz'altro continuiamo. Tanto grazie ancora e grazie, buona serata. Grazie mille.